Un'ennesima trimestrale scarica per Alibaba. Benvenuti a tutti ragazzi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della trimestrale uscita oggi a Ferragosto. Se apprezzate il fatto che esca già il video a Ferragosto, like, commento, condivisione, perché comunque non è scontato. Ho cambiato location, sono sempre in giro, ma ci provo a portare un po' di contenuti. In ogni caso, ovviamente trimestrale scarica, non bella né brutta, per il semplice fatto che ci sono dei driver positivi e dei driver negativi. Prima di tutto c'è stato un miss delle revenue, in particolare è stato trainato dal fatto che il China Commerce è piatto, 1,4% di crescita e in generale è in difficoltà sulla sua redditività, in quanto in Cina non ci sono consumi a causa della crisi del mercato immobiliare e associato al mercato delle azioni che è in grave difficoltà da anni. Quindi fondamentalmente la gente non sa dove alloca i soldi e li tiene sotto il materasso e non li spende. Gli EPS sono stati battuti sia grazie al copioso share buyback che è stato fatto del 2,6% quarter over quarter, che porta il totale delle shares riacquistate dall'azienda superiore al 15-20% da quando hanno iniziato a farlo. Che mi è più piaciuto di questa trimestrale è stato il cloud, che grazie all'intelligenza artificiale cresce in maniera finalmente un po' più marcata, high single digits 6%, ma rimane sempre una crescita ridicola se confrontata a AWS di Amazon, a Azure di Microsoft o a Google Cloud di Google. Di fatto la market share rimane invariata, ma serve crescere di più. Questa crescita in questo momento è dovuta ai copiosi investimenti che sono stati fatti in intelligenza artificiale e che stanno continuando a venire fatti per efficientare sia la marginalità del cloud sia la targetizzazione dei vari prodotti, ma in ogni caso rimane una crescita bassa data da una bassa domanda interna della Cina e soprattutto da una scarsa fiducia dei consumatori internazionali nell'affidarsi a un cloud cinese. Di fatto ci sono state una diminuzione dell'EBIT, del gross margin, dovuta in larga parte agli investimenti fatti in intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale cresce high triple digits, più del 200% anno su anno, e le revenue di questo segmento sono anch'esse in crescita del 200%, perché appunto per gli abbonamenti di questo tipologia di business qua c'è una forte domanda. Speriamo che si consolidino e che riesca a essere esportata anche in altri settori. Hanno comunque generato 4 miliardi e mezzo di cash, un 25% in meno dovuto appunto agli investimenti. Andiamo a vedere Taobao e Tmall. C2C e Business to Customer sono i principali China Commerce del gruppo, sono quelli che in questo momento stanno crescendo di meno per il semplice fatto che la domanda è azzerata, però si stanno efficientando con partnership tipo Amazon Prime, che si chiama VIP in questo caso, e vediamo che comunque il GMV, Gross Margin Volume, sta aumentando ed è high single digit. Cloud Intelligence è quello che è un po', secondo me, l'unica cosa positiva del quarter che si sta un po' ristabilendo e l'AI lo sta un po' trainando. Speriamo che continui, anche se sotto il 20% di crescita non mi piace parlare di situazione risolta per i consumi del cloud. Abbiamo che 3,6 miliardi sono generati dal cloud in questo momento, mi piacerebbe vedere crescita del 50% anno su anno su questa tipologia di segmento. Notiamo che hanno fatto molto riferimento al fatto che nelle Olimpiadi di Parigi è stato utilizzato tantissimo il servizio cloud e sono state ostate più di 11.000 ore di live stream grazie appunto ai loro servizi. Alibaba International Digital Commerce, quindi AliExpress, Lazada, Trendyol stanno continuando a crescere, 36% di crescita, ottimo, 3,6 miliardi generati in questo quarter, ottima crescita grazie anche a Choice che sta cercando di espandersi anche in Brasile tramite una partnership con un'azienda brasiliana che si occuperà di fare da magazzino per Alibaba, ottima partnership, anche se comunque 3,6 miliardi, 4 miliardi sono comunque pochi se sommiamo al cloud prima di partire ad aumentare il fatturato in maniera tangibile, perché abbiamo questi due settori che sono 7 miliardi e mezzo circa. SignNow più 16%, la logistica ovviamente va di pari passo con l'International Digital Commerce, cresce molto bene anche qua generati 3,7 miliardi. 3,7 miliardi qua. Quelli precedenti siamo circa 10 miliardi generati da questi segmenti, il 30%. Se sommiamo anche il digital media e il local services, che sono Freshippo e tutto quello che riguarda il portare il cibo a casa, le mappe, eccetera, abbiamo circa metà del fatturato che proviene da Taobao e Tmall, che sono quelli che crescono di meno perché non c'è domanda in Cina, ed è questo il motivo per lo scarso incremento delle revenue. Le shares riacquistate sono state massive e questo porta comunque ad avere un ritorno degli investitori buono anche sull'utile netto. Di fatto però il problema è che se non ci fossero i buyback non saprei dove il titolo sarebbe finito. In definitiva abbiamo che il titolo sicuramente ha fatto una trimestrale scarica come le ultime, dovute in parte a
la Cina che fa difficoltà a ripartire. Mi chiedo cosa stia aspettando il partito cinese prima di dare stimoli monetari all'americana, stampare denaro, indebitarsi per stimolare l'economia, perché non c'è uno stimolo interno di fatto. Anche se nell'ultimo quarter, parliamo del Q3, quello che stiamo vivendo adesso, ci sono stati alcuni dati che fanno presagire che ci sia un piccolo turnaround, però ne parliamo da 2 anni e sappiamo che prima di vedere queste cose bisognerebbe vederle concretamente. In ogni caso, Alibaba, nonostante l'economia stagnante, cresce lo stesso, continua a generare cash e continua a riacquistare azioni. Quindi noi stiamo a guardare, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che la tempestività del video vi sia piaciuto, l'avevo registrato prima fuori ma ho dovuto rifarlo, quindi spero vi sia piaciuto ugualmente. Se volete supportarmi vi lascio qua un piccolo link al mio PayPal per una piccola donazione anche solo di 1 centesimo. Se volete inoltre passare sui miei social, ve li lascio in descrizione, vi lascio anche il mio canale Discord, ore 22 ogni martedì, live gratuita dove parliamo di mercati, azioni e cripto. Noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa trimestrale. Grazie a tutti per l'attenzione, ricordatevi che se non siete voi a occuparvi di economia, sarà l'economia a occuparsi di voi. Ciao!